togliere tutti i dubbi del perché mi sono dimessa. Dopo 5 tornate elettorali e 16 anni al timone dell'Ordine degli Infermieri, la presidente Laura Biagiotti, durante una conferenza stampa, ha annunciato le sue dimissioni anticipate. È un'idea che è nata in seno al Consiglio, dove tutti insieme abbiamo deciso che era giusto prendere la decisione di farci sostituire da questo ruolo ai nuovi infermieri, a gente nuova che ha sicuramente voglia e tanta energia da dare in più. Il mandato sarebbe comunque concluso alla fine di quest'anno, già dall'ultimo quadrimestre, da ottobre. Io perlomeno rimarrò comunque come consigliere a dare il sostegno e l'aiuto per il presidente pro tempore, perché sarà solo nell'immediato, per poi fare un grosso in bocca al lupo invece al nuovo presidente che vincerà le elezioni nella prossima tornata elettorale. Un'avventura lunga, 16 anni, che storia è stata? È stata una storia piena di emozioni, non nego di grandi difficoltà, mi ha arricchito tantissimo dentro, devo dire che mi ha insegnato a volte fare lo psicologo, il sociologo, l'avvocato, perché è veramente molteplice l'attività che ti porta a fare il presidente dell'ordine. Quindi mi sono arricchita tantissimo, tante conoscenze e un gran bagaglio culturale che vedremo in futuro come poter spendere al meglio. L'Ordine degli Infermieri dovrà affrontare tante battaglie e quella più grande riguarda gli stipendi. Per le competenze e il carico di lavoro che abbiamo, ma anche per i rischi che affrontiamo, racconta Laura Biagiotti, non è accettabile uno stipendio di 1.500 euro al mese, una condizione poco gradevole per una professione, quella dell'infermiere, che nel corso degli anni si è evoluta notevolmente. Ha fatto passi da gigante. Noi prima del 2018 ancora parlavamo addirittura di mansionari, oggi invece l'infermiere laureato ha una sua specifica professione spendibile in tutte le realtà. Ormai abbiamo ambulatori infermieristici, gestioni proprio infermieristiche anche di tantissimi servizi, quindi l'infermiere sta a livello professionale portando avanti uno sviluppo notevole che purtroppo, ahimè, non corrisponde alla parte remunerativa, che è rimasta ormai troppo indietro a livello contrattuale.